Come ormai da 40 anni, ogni 24 marzo celebriamo la memoria del martirio di Monsignor Romero. Quest'anno, che dovevano essere delle celebrazioni particolarmente importanti perché appunto ricorre il 40° anniversario e perché dopo i primi decenni in cui celebrare la memoria di Romero significava fare qualcosa quasi di proibito, perché la figura di Romero, come ha ricordato giustamente Papa Francesco, è stata martirizzata non solamente prima, ma anche dopo, per mezzo di calunnie, per mezzo di tanti dubbi che sono stati stillati sulla sua figura, fino a quando da una parte la storia e da quell'altra il processo canonico hanno davvero tolto ogni ambiguità che non era della figura di Romero, ma piuttosto dei suoi detrattori. Quest'anno che avremmo potuto e dovuto celebrare in maniera grande, sontuosa, questo anniversario, purtroppo lo stiamo celebrando in maniera sofferta, in maniera riservata, dentro le case, con i mezzi di comunicazione, i social, così come stiamo facendo tutto il resto. D'altra parte, però, forse anche questo ha un suo valore positivo, ed è quello di non correre il rischio di trasformare in festa, in celebrazione, magari anche in autocelebrazione, in pompa magna quella che in realtà è stata una storia di martirio, una storia di violenza, una storia di sofferenza, non soltanto di Monsignor Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, ma di tutto il suo popolo. Credo che il titolo che abbiamo scelto per questo intervento rispecchia un po' bene la sua vicenda e ci offre la chiave di lettura giusta per interpretare la persona di Romero, vale a dire San Romero, pastore, profeta e martire. Anticipo da subito quella che sarà la conclusione. San Romero è martire, è stato martire perché è stato profeta, ed è stato profeta perché è stato pastore. L'unica cosa che in vita sua Romero ha davvero cercato con tutte le proprie forze, che ha davvero voluto, è stato il fatto di essere pastore del suo popolo. Romero non aveva l'inclinazione naturale ad essere profeta. Si è trovato a dover alzare la voce, a prendere delle posizioni che istintivamente non gli venivano naturali. Romero era una persona estremamente timida, introversa, un buon conservatore, uno che avrebbe immaginato tutto meno che di diventare uno degli emblemi della rivoluzione sociale in America Latina, e lo è diventato suo malgrado, uno degli emblemi della teologia della liberazione, nei confronti della quale ha avuto molta resistenza, ha fatto molta fatica a capire queste scelte della sua Chiesa all'indomani della conferenza dell'Episcopato latinoamericano a Medellín, però la situazione letta alla luce del Vangelo l'ha obbligato a prendere posizione per il suo popolo, per quel popolo di cui si sentiva veramente pastore, di cui sapeva per mandato di Gesù che doveva essere anche disposto a dare la vita, e quindi diventando suo malgrado profeta, è diventato anche martire, cosa che non solo non ha mai cercato il martirio, ma che lo spaventava il giorno prima di essere ucciso con due amici, una famiglia che gli era particolarmente vicina e poi il dottor Lara che lo stava visitando dagli Stati Uniti, ha pianto, sapendo che aveva i giorni, se non le ore contate, dicendo non sono pronto a questo passo. Romero quindi non è uno che in maniera temeraria è andato all'avventura, ha fatto l'eroe. Romero è uno che quello che ha fatto l'ha fatto per fedeltà a Dio e per fedeltà al suo popolo. E allora a lunghi tratti vediamo un po' la sua vicenda. Monsignor Romero nacque da una famiglia, diciamo, medio povera, non estremamente misera, soprattutto messa bene dal punto di vista culturale, perché papà era impiegato delle poste telegrafi, la mamma aveva almeno il titolo di maestra elementare, anche se in realtà non aveva mai insegnato. Il 17 agosto
il 15 agosto del 1917, nella parte più orientale del paese, quindi la parte più contadina, anche un po' più arretrata. Romero sentirà gli echi, ma da lontano, dell'insurrezione del paese, che nel paese, nel Salvador, avverrà nel 1930, nella parte occidentale, per cui fondamentalmente la sua infanzia trascorre senza grossi traumi, in una famiglia profondamente religiosa, profondamente caritativa nei confronti dei poveri, che Romero impara a conoscere fin da subito, e a 13 anni entra nel seminario minore di San Miguel, sua diocesi, gestito dai padri clarettiani. Lì ci resterà fino al passaggio al seminario maggiore. C'era un unico seminario maggiore, il seminario San José de la Montaña, San Salvador, al momento di entrare in prima teologia, ma lì ci resterà appena un anno, perché insieme ad un compagno, Rafael Valladares, verranno mandati a completare gli studi di teologia a Roma. Perché questa scelta? Allora come oggi, la motivazione ufficiale è che a Roma ci fossero le migliori facoltà teologiche. In realtà, se pensiamo che negli stessi anni i gesuiti spagnoli mandavano alcuni dei loro novizi a studiare filosofia proprio nel Salvador e poi teologia a Quito, immaginiamoci se andavano bene questi corsi di studio per i gesuiti spagnoli, se non erano più che sufficienti anche per i seminaristi locali. In realtà le diocesi dell'America Latina volevano investire sui giovani che erano più promettenti, che avrebbero potuto in un futuro diventare vescovi, proprio perché si formassero una mentalità romana, una mentalità europea fedelmente legata appunto al centro della cattolicità, che è Roma, che è il Vaticano. Da questo punto di vista, Monsignor Romero non deluse al punto che per tutta la sua vita resterà salvadoregno di cuore e romano di testa. Quando dopo mille peripezie nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale riuscirà a tornare finalmente in patria, da sacerdote novello il suo parroco lo nomina praticamente tutto. In una diocesi con pochissimi preti e tutti messi male dal punto di vista morale, o per problemi di alcolismo o per problemi di donne, di figli illegittimi, gli unici due su cui poteva contare il suo vescovo erano esattamente Romero e Monsignor Valladares, il quale però, dopo le peripezie del ritorno, staranno alcuni mesi in carcere, in campo di concentramento a Cuba, appena sbarcati. In quel momento Cuba era sotto il controllo statunitense e i due che arrivavano dall'Europa, dall'Italia fascista, contro cui gli Stati Uniti erano in guerra, vennero scambiati in un primo momento per spie. Ecco che Rafael Valladares ebbe bisogno di un anno per riprendersi. In questo anno Romero dovette fare tutto: segretario del vescovo, direttore della curia, parroco della cattedrale, e da lì iniziano degli anni fino al 1967 in cui le testimonianze sono tutte concordi nel dire che Romero fosse un uomo di grande carità. Si toglieva il pane di bocca e qualche volta anche i vestiti d'addosso, tanto aveva la tonaca che copriva tutto, per darle ai poveri. Quello che gli mancava era farsi la domanda fondamentale: perché ci sono tanti poveri in questo paese? Romero, al contrario, era amico dei ricchi, i quali gli facevano delle grandi offerte con le quali lui quotidianamente faceva l'elemosina ai poveri. Il problema è che non si rendeva conto che in un paese in cui 14 famiglie dominanti, l'oligarchia locale, erano padrone di tutto il Salvador, vale a dire di tutte le terre, di tutti i mezzi di produzione, i suoi poveri erano poveri proprio perché venivano sfruttati dai suoi amici ricchi, i quali gli facevano poi l'elemosina a lui per mettersi a posto la coscienza con la quale lui si prendeva cura dei poveri. Tutto questo durò appunto fino al 1967, quando in occasione del cambio del vescovo venne mandato un vescovo da fuori, e Monsignor Romero, che nel frattempo, a causa anche del suo caratteraccio, aveva avuto
degli scontri non da poco con gli altri sacerdoti della diocesi, che accusava in maniera veritiera, magari con poca carità, di tutti i loro difetti, ecco che Monsignor Romero venne mandato a San Salvador come segretario della Conferenza Episcopale Salvadoregna e dopo pochi mesi sarebbe diventato anche segretario della Conferenza Episcopale di tutto il Centro America. Siamo alla vigilia dell'anno cruciale per le chiese dell'America Latina, perché nel 1968 a Medellín i vescovi, riuniti nella loro seconda conferenza generale, faranno quella che passerà alla storia come l'opzione preferenziale per i poveri, vale a dire una chiesa che decide non solo di fare la carità ai poveri, ma di mettersi dalla parte dei poveri nella difesa delle loro giuste rivendicazioni. Romero vi partecipa non da vescovo, ma da segretario, quindi da tecnico, da persona che ha in mano i documenti, è uno di quelli che è incaricato di fare le sintesi, per cui respira molto bene questo clima e quando tornano a casa e il suo vescovo decide di mettere in pratica questa scelta dei poveri che hanno deciso a Medellín, Romero inizia ad andare in crisi. Inizia ad andare in crisi non tanto per quello che sta scritto nei documenti, quanto piuttosto per quello che viene fatto nel concreto, per le scelte che creano anche una divisione, uno scontro all'interno del paese. La sua ingenua lettura per cui il mondo era diviso, sarebbe stato diviso tra ricchi e poveri, nel senso di buoni e cattivi, perché i ricchi erano quelli che andavano a messa, i poveri molte volte erano impegnati nei movimenti rivoluzionari, ecco che li crea una situazione di profondo disagio, perché inizia a non trovarsi più d'accordo neanche con il suo arcivescovo, col vescovo ausiliare, con la stragrande maggioranza dei preti, e dopo anni veramente convulsi, durante i quali il 21 giugno del 1970 viene nominato, ordinato vescovo ausiliare, ecco che per risolvere una situazione che ormai è diventata impossibile, il 14 dicembre del 1974 viene nominato e fa l'ingresso come vescovo di Santiago de Maria, una cittadina lontana un centinaio di chilometri da San Salvador, però una cittadina che non è sotto l'interesse, l'attenzione dell'opinione pubblica. Romero vi resterà per 2 anni e 2 mesi, durante i quali tutti, amici e nemici, lo perderanno di vista, e in questi 2 anni e 2 mesi, che fino ai giorni d'oggi per i più e più è un periodo sconosciuto dalla vita di Romero, l'arcivescovo invece, quello che diventerà poi arcivescovo di San Salvador, inizia a maturare il suo processo di conversione. Lì, come confesserà lui stesso al provinciale dei Gesuiti, sono inciampato nella miseria. Vale a dire che da vescovo, secondo l'idea che lui aveva del proprio essere vescovo, vale a dire essere un padre dei suoi fedeli, dei suoi poveri, Romero cozza con la realtà, si rende conto che i suoi amici ricchi in realtà sono i responsabili non solo della povertà materiale, ma anche della violenza che sta schiacciando il paese. Ci sono una serie di episodi estremamente interessanti che ormai abbiamo studiato, che rivelano in qualche modo i passaggi della conversione di Romero, le tappe di questo cambiamento, fino ad arrivare al febbraio del 1980, dopo che l'arcivescovo per limiti d'età ha dato le dimissioni e l'oligarchia, facendo pressione sulla nunziatura apostolica, è riuscita ad avere la nomina di Monsignor Romero come nuovo arcivescovo, ecco che il 22 febbraio del 1977 Romero diventa arcivescovo di San Salvador, in un momento in cui ormai la violenza è degenerata al punto che è scappato di mano il controllo a chi che sia, esercito compreso, per cui da una parte l'esercito, che attraverso gli squadroni della morte, in realtà sono dei gruppi interni allo stesso esercito, sta mietendo vittime, tortura, crea scomparse,
e dall'altra le guerriglie che, pur non avendo ancora un progetto unitario, però iniziano a reagire e quindi il paese sta sprofondando nella violenza. Quando Romero viene ordinato arcivescovo, viene nominato arcivescovo, immediatamente fa due scelte significative che però passano inosservate. La prima rifiuta l'automobile che voleva regalargli il presidente della Repubblica, tra l'altro un colonnello golpista, però amico suo, al quale ricorda che sta ancora aspettando il resoconto su un massacro di contadini avvenuto ormai 2 anni prima a Santiago de Maria, che gli aveva chiesto personalmente, e dall'altra rifiuta la villa che l'oligarchia voleva regalargli, in quanto a San Salvador da decenni ormai mancava il palazzo del vescovo distrutto in un terremoto e il vescovo risiedeva appunto presso il seminario. L'arcivescovo Romero compie questi gesti, ma nessuno se ne avvede. Per tutti ancora quel conservatore, amico dell'oligarchia, che era andato via da San Salvador 2 anni e 2 mesi prima. Non passa nemmeno un mese, il 12 marzo del 77, viene assassinato il padre Rutilio Grande, intimo amico di Monsignor Romero, insieme a un anziano e un bambino, mentre si stavano recando nel paese vicino. Padre Rutilio Grande, parroco di Aguilares, stava andando a El Paisnal, suo paese nativo, di cui pure era parroco, a celebrare la novena di San Giuseppe. Questo assassinio si può dire che costituisce, se non la svolta improvvisa nella vita di Monsignor Romero, come in maniera troppo superficiale a volte è stato detto, però sicuramente il punto di non ritorno, il momento in cui Romero si rende conto di essere giunto ad un bivio, deve decidere da che parte stare, o con i poteri forti o con i suoi preti e il suo popolo. Ma dietro a questa scelta Romero ne intravede un'altra. Tutto quello che aveva fatto fino a questo momento l'aveva fatto per fedeltà a Dio. Ora si rende conto che in realtà Dio gli sta chiedendo tutt'altro. E allora cambia profondamente con quella radicalità che l'ha sempre contraddistinto, proprio per non rinunciare alla sua fedeltà a Dio e al proprio ministero. E da questo momento Romero diventa la voce dei senza voce. Entriamo negli ultimi 3 anni, che sono probabilmente il momento più conosciuto della vita di Monsignor Romero. Le omelie domenicali dell'arcivescovo diventano l'occasione nelle quali, dopo la presentazione, il commento alla parola di Dio, Romero denuncia i fatti della settimana, omelie che durano tutte le domeniche da un minimo di un'ora a un massimo di un'ora, di 2 ore, omelie che venivano trasmesse dalla radio dell'arcivescovado e le sentivano tutti, il paese ormai si paralizzava per ascoltarle, la gente nelle case, la gente al mercato, ma anche i guerriglieri in montagna e i militari nelle caserme, fino al punto che quest'uomo diventa veramente una voce scomoda. Romero non poteva essere facilmente accusato di essere un sovversivo, proprio per il passato conservatore che aveva. Romero era una persona che era stata scelta dalla stessa Nunziatura Apostolica proprio perché dava garanzie di stabilità. Nel momento in cui Romero inizia a denunciare con voce sempre più forte, sempre più drammatica, ai poteri forti del Salvador diventa evidente che l'arcivescovo deve essere messo a tacere. La cosa non è per nulla scontata, ci saranno prima una serie di intimidazioni. E poi, dopo le ultime minacce, dopo l'ultima omelia, la più famosa forse di Romero, quella del 23 marzo del 1980, in cui termina lanciando ai militari di base e a tutte le forze dell'ordine un forte invito alla disobbedienza civile, all'obiezione di coscienza, nessun soldato può obbedire a un ordine che è contrario alla legge di Dio. Se vi dicono uccidete, voi non dovete uccidere i vostri fratelli, e terminò dicendo: in nome di Dio vi prego, vi supplico, vi ordino, cessate la repressione. La sera dopo, verso le 6:25,
mentre stava celebrando la messa nella cappella dell'ospedale dove fin dall'inizio del suo periodo come arcivescovo era andato a vivere, un tiratore scelto gli sparò un colpo direttamente al cuore e al momento dell'offertorio Monsignor Romero offrì la propria vita insieme a quella di Gesù a Dio per il bene del suo popolo. Noi lo sapemmo il giorno dopo, visto che ormai le 6:25 della sera in Salvador era notte fonda in Italia, la notizia fece il giro del mondo immediatamente e i funerali di Monsignor Romero, era un lunedì sera, il giorno in cui lo uccisero, celebrati la domenica successiva sulla piazza della cattedrale, videro arrivare non solo tutti i preti del Salvador e tutti coloro che in Salvador erano in grado di camminare, ma anche vescovi da diverse parti dell'America Latina e il cardinal Corripio, arcivescovo di Città del Messico, che presiedeva i funerali in nome di Papa Giovanni Paolo II. Funerali di Romero che si sarebbero interrotti all'inizio dell'omelia quando venne fatta scoppiare una bomba in piazza e dal palazzo presidenziale che faceva angolo in piazza proprio rispetto alla cattedrale iniziarono a sparare sulla folla. Il numero dei morti di quel giorno mai è stato dato di sapere. La bara di Romero venne presa in fretta e in furia dai preti, portata in chiesa e tumulata in questa maniera. Questo mi porta a rafforzare la mia convinzione che non solo Romero è diventato martire perché è stato pastore di un popolo che era già profetico e martire prima di lui, ma addirittura che Romero è stato preso per mano e accompagnato dal suo popolo fin su e oltre la soglia del paradiso, perché Romero non è entrato in paradiso da solo, c'è entrato insieme almeno ai morti durante il suo funerale e a tutto il suo popolo. Dopodiché sono iniziati 30 anni di discussione. Non è il momento della polemica, non serve a niente, serve semplicemente ricordare per capire poi il valore invece della sua canonizzazione che per 30 anni da parte di alcuni settori, ma quelli chiaramente più accreditati in Vaticano, c'è stata ripetuta la tiritera che Romero non poteva essere proclamato martire perché martiri sono soltanto coloro che vengono uccisi in odium fidei, cioè in odio contro la fede, e questo secondo il codice di diritto canonico. Monsignor Romero non era stato ucciso da degli atei, non era stato ucciso da qualcuno di un'altra religione per odio alla fede, era stato ucciso da gente del proprio popolo, della propria religione. Pensiamo che all'epoca il Salvador per oltre il 90% era cattolico, da una mano armata da quelle famiglie dell'oligarchia che non solo si dicevano cattoliche, mandavano i propri figli alle scuole cattoliche e avevano voluto l'università dei gesuiti, la UCA, proprio per non dover mandare i loro figli alla Università Nazionale, ma addirittura alla domenica andavano a messa nelle cappelle dei collegi privati e vantavano ciascuna di queste famiglie un cappellano familiare. E allora Romero evidentemente non è stato ucciso per odio alla religione, ma perché si era spinto oltre, diceva qualcuno, anche su un terreno sociale e politico che non gli competeva. Giustamente un teologo che poi è scampato allo stesso destino, perché la notte in cui vennero uccisi i 6 gesuiti della UCA, il 16 novembre del 1989, si trovava all'estero in quel momento, John Sobrino dirà: bella logica, secondo questa logica nemmeno Gesù di Nazareth potrebbe essere proclamato martire, perché a volerlo morto sono stati addirittura i sommi sacerdoti della sua religione e non certo perché credeva in Yahweh come loro, ma per l'idea della giustizia del regno di Dio che aveva predicato, esattamente quella stessa giustizia del regno per cui venne ucciso Monsignor Romero, e aveva coniato il termine
martiri gesuatici, per dire quei martiri che non possono essere proclamati tali secondo il codice di diritto canonico, ma lo sono soltanto, tra virgolette, alla maniera di Gesù. E scusate se poco. Poi però, una sera del mese di marzo del 2013, abbiamo sentito che l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Bergoglio, era stato eletto Papa con il nome di Francesco. E lì la storia è davvero cambiata. Francesco in questo ha dato un impulso forte alla beatificazione con proclamazione del martirio prima e alla canonizzazione di Monsignor Romero poi. Quando il 30 ottobre del 2015 andammo con 500 salvadoregni a ringraziare Papa Francesco per la canonizzazione, meglio per la beatificazione in quel momento di Monsignor Romero, ricordo che terminò dopo il discorso ufficiale dicendo: adesso voglio dirvi qualche cosa di Monsignor Romero. Veniva quasi da ridere perché aveva appena finito di parlare esattamente di lui, ma voleva dire qualche cosa di personale. E aggiunse proprio queste parole: Monsignor Romero è stato fatto martire non soltanto nel momento in cui gli hanno sparato, ma prima, per come era stato lasciato solo, per come era stato condannato e criticato, per come aveva dovuto soffrire vedendo il suo popolo martoriato, e anche dopo per tanto tempo. Dice: perché la forma di martirio peggiore è sempre la calunnia, è il gettare fango, e ha aggiunto anche da parte di suoi confratelli preti, anche da parte di suoi confratelli vescovi. E aggiunse Papa Francesco, e questo non lo dico per sentito dire perché qualcuno me l'ha raccontato, ma perché io che ero prete giovane in America Latina queste cose me le ricordo. Termino con questa riflessione: se è vero quello che dice il codice di diritto canonico, che i martiri sono coloro uccisi per odio alla fede, e Monsignor Romero è stato canonizzato e proclamato martire, allora significa che non è da considerare odio contro la fede solamente il fatto di venire uccisi da qualcun altro per il Dio in cui credi, ma anche per l'idea di Dio che hai. Essere perseguitati e uccisi perché si crede e si lavora e si lotta per la giustizia del regno di Dio, come ha fatto Gesù, è qualcosa che intimamente tocca la fede. E questo ci fa dire che, al contrario, la fede non può essere ridotta a una forma di intimismo, di spiritualismo, di devozionalismo. Non basta credere in Dio, bisogna credere nel Dio di Gesù, o meglio, bisogna credere in Dio come ci ha creduto Gesù. Questa è la grande lezione di Monsignor Romero, il quale ci direbbe di non cercare scuse nelle proprie attitudini personali, perché lui ha fatto l'esatto contrario di quello che gli sarebbe venuto spontaneo di fare. Lui si sarebbe nascosto nel suo mondo di libri, si sarebbe nascosto in sacrestia. In realtà, essere pastore, leggere la realtà alla luce della parola di Dio, l'ha portato a fare quelle scelte coraggiose che poi ha fatto, e l'ha portato fino a dare la vita proprio per fedeltà a Dio e fedeltà al suo popolo.